Cioè fa tipo come una contrazione. E quindi ci sta questa cosa che ci libera. Perfetto. Ah, siamo partiti! Raffaele, avvisaci però che stavamo in onda. Cioè, non... Tra l'altro, eh sì, perché dovevamo anche finire di pulire. Abbiamo lasciato un Abbiamo lasciato po'. le cose. Vabbè, diciamo No, così, ascolta. Raffaele, è per cortesia, dai. Quasi quasi, quasi quasi la rifacciamo. No, non possiamo perché siamo in E diretta. siamo in diretta, quindi il bello della Altrimenti. diretta è anche questo, Eh sì, che vabbè, bello della pensavo. diretta è anche questo, mica te. Insomma, voglio dire, qua sto a bruciare io. Cioè, Va bene, rieccoci tornati, così in modo ben improvviso. Rieccoci tornati dalle pulizie. A vince Vince. Vince dopo questa pausa proprio di Noi relax. abbiamo detto magari nel frattempo miglioriamo un po'. Su che cosa? Su, ci siamo lasciati che non ne potevamo più Di delle foto di Raffaele. Raffaele, di noi. Di voi. Perché Di voi. nemmeno di voi ne potevamo più. Raffaele, hai registrato? Stai registrando? Potete inviare tutto ciò che volete, Telegram, contatti su Facebook, contatti in mezzo alla strada, contatti tramite il sindaco, contatti, cioè potete, Contatti vedete? con tutti, con temi. Contatti Contatti con Totti, sanguinetti, con Totti. contatti sanguinetti, Raffaele vi ha appena Sì, mandato in vedi. sovraimpressione tutto ciò che è Vedi, ecco, possibile. vedi. Cioè, appunto, ci sono Vince e Vince tramite Facebook, tramite Telegram, abbiamo già detto. Prima della pausa Sì, sì, c'erano sì. più penne là dentro. Qua qualcheduna ha messo mano. E allora. Ah, ecco dove stanno. Frega tutto Il furto, il Raffaele. furto. Perché si è preso una penna rossa, poi cosa c'era lì? Un pennarello, la Una penna colla, una verde. penna verde. Sì, Altri la pennarelli, colla. cioè. Esattamente. Praticamente qui abbiamo invertito i cestelli, i portapenne, li abbiamo invertiti. Quelle cose, Sì, questo Raffaele, stava qua. Questo stava lì, sei invitato a ecco. riportarle qui. Non la forbice, la colla, perché non facciamo art attack. Esatto, però tutto il resto sei invitato a portarlo qua. Piero Vocale, vogliamo prendere provvedimenti contro Raffaele Sassano? Il mio numero ce l'hai? Una piccola parentesi, Piero Vocale che è il presidente dell'associazione Agora che gestisce, che ci gestisce. Ciao Piero. Ciao Piero! Allora, partiamo Provvedimenti, quindi. provvedimenti. Utile sempre sottolineare. Oh, partiamo dopo questo intro un po' Movimentato, diciamo un po' movimentato. movimentato. Oh, praticamente ci siamo lasciati con 9 puntate Sì, della prima edizione di Vince era il Vince. 1° dicembre del 2016 quando andò in onda l'ultima puntata di Vince Poi Vince. abbiamo fatto Mai dire Agorà. Grande successo per Mai dire Agorà, il meglio del peggio del dietro le quinte, del peggio del quello che non avete visto di Agorà. E Sì. poi abbiamo fatto un po' di pausa. Ci siamo ricaricati, le veline non ci sono, come avete visto, avevamo lanciato l'hashtag cerchiamo le veline, ma non ne abbiamo trovato. Ci impegneremo, noi continuiamo a Infatti, impegnarci. volevo proprio ricordare la campagna. Cerchiamo le veline. Tu potresti essere la prossima velina. Tu. Oppure Eccola qua. Oppure lei. lei. Anzi, lei. Allora, stai attento dove metti la penna. Siamo appunto tornati con. Osapposta, osapposta. Niente, Raffaele ha pronto dei filmati, delle Sì, foto. partiamo Partiamo subito perché subito. già abbiamo perso tempo abbastanza. Partiamo con la prima immagine. Oh, ecco, quella che vediamo spesso sulle ragazze. Mi fa sembrare grassa. Sì, Che cosa? Cioè, ok. La maglietta, non so. Cioè. praticamente, cioè, ha messo una maglietta, la ragazza di sinistra ha indossato una maglietta. Quando però toglie la È maglietta, magra. è magra, Quindi ma con la quindi che maglia la fa maglietta sempre. è? Non lo so. Cioè, voglio dire, quindi che... Anche perché sotto sembra più una busta della Una spesa. busta del... Cioè, si toglie la maglietta. Vabbè, ho capito che... Cioè, io voglio capire qui dove stai. Cioè, dove stai il... Cioè... Mi fa sembrare grassa? Sì, Sì.
Allora si toglie la maglietta, perché magari è solo in un negozio di abiti, lei si prova la maglietta, come fanno di Roma di solito le ragazze. Sì. Cioè, che fa questa maglietta, fa sempre sì, le grasse. Sì, no, si fanno i selfie, si fanno i selfie. A parte quello, se c'è l'amica, che dici, mi ingrasso un po' i fianchi, mi fa sempre più grassa. Ah. Sì, sì, fa sempre più grassa. Ma, anche, ma quindi, qua non è questo, qua non è grasso, ma qua non è grasso, cioè fa sembra, qua non è grasso, qua è grasso che cola. scusa. Ma la cosa da notare sono gli occhi della sua amica. No, più che gli occhi io noto che poi manca la bocca dopo. Sotto, sì. Cioè, hanno tolto la bocca, cioè, lei si toglie il vestito, lei si toglie la bocca. Sì. Quindi attenzione, attenzione alle immagini. Alle immagini. Alle foto. Alle foto, attenzione alle foto. Cercate di... Esatto. E anche alle maglie che... E anche alle bocche, che praticamente... Ciao Peppino! E anche alle bocche che praticamente spariscono. Spariscono così. Oh, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah, ecco qua, questa è una bella immagine. Mamma, i drogati sono fatti come noi? È una domanda giusta. Risponde alla mamma, di più, caro. Molto di più. Ma scusa, ma perché, scusa, cioè i drogati, no? Cosa vuoi tu? Come sono? Cioè, noi siamo vabbè, in diretta. Noi non possiamo fare una trasmissione con persone qui che... Scusa, fatti vedere. In attesa di farsi vedere... Il primo ospite di questa nuova... Non il drogato dell'immagine, è Peppino, ecco qua. Ecco. I drogati, metti un po' il cartello di prima, no? I drogati... Sassone, i drogati, vai. Sono mamma. Fatti come io penso di no. Voi siete fatti molto di più dei drogati. Chi? Voi due. Noi due. Ah, quindi aspetta, allora Peppi, sì. I drogati sono fatti come noi. No, voi siete fatti molto di più dei drogati. Dico io. Vabbè, allora arrivato a questo punto, io me ne vado. Me ne vado io perché abbiamo la. Sì, aspettaci, ciao. Aspettaci di là. Sì. Ok. Sì, arriveremo. Oh. Beh, queste incursioni qua là. Vabbè, qua sono bisogna dare. No, perché noi diamo voce ai cittadini. Noi diamo voce ai cittadini. E io la casa. Chiunque vuole. Vabbè, dai. Andiamo avanti, Raffa, andiamo avanti. No, questo... ecco qua. Allora. Cioè... allora, riprendiamoci un po'. Che succede? C'è questo... Riprendiamoci un po' con la telecamera. Riprendiamoci un po'. Ok, quindi che c'è succede? C'è questo contenitore di ACE, che è una famosa candeggina, credo. Una candeggina. È una candeggina. E c'è il tipo a fianco che ride perché... No, guarda questo contenitore, è un tipo nero. Poi tipo però, nero. Infatti il tipo è importante, il tipo nero. Un tipo nero. Poi Peppino. Peppino Nero. Poi di colpo legge i bianchi vivono più. E ci rimane, insomma, ci rimane un po' male perché. Perché dice no, allora non conviene. Mi hanno fatto comprare, avevano detto che questo ACE era ottima per il bucato. Ma se tu mi vieni contro. Per i drogati. Ma se tu mi vieni contro non la compro più. È giusto, allora in bianco più a lungo. Quindi. E allora? E quindi, niente. ACE razzista. ACE è anche il succo di frutta. Andiamo avanti. Lo chiameranno pure Miss Universo, ma non mi sembra di aver mai visto fighe di Alfa Centauri o della costellazione di Cigno. Effettivamente, qua ci debba essere qualche... Cioè, si chiama il concorso Miss la nebbia, la nebbia. No, è Mist. Ok. Miss Universo. Però sono tutte della Terra, sono. Viene dall'Argentina, viene dall'Italia. Cioè sono persone vere, diciamo. Esattamente. Sono... Se tu fai Miss Universo ci deve essere anche qualcuno di fuori pianeta. Se no fai Miss Terra. Allora, la costellazione del Cigno mi interessa particolarmente. Come è fatta la costellazione del Cigno? Come è fatta? È così. Peppi, ti ragiono, Peppi. No, è perché è normale, no? E quindi...
cerchiamo veline anche noi di Alfa Centauri della costellazione del Cigno. Va bene, ci accontentiamo di tutto. Andiamo avanti. Cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? Ah, questo è forte. Perché è forte? Perché nella foto in alto vedete un cavallo, cioè un equino. Allora uno vede lì e dice, qui c'è un equino. 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 Cioè, sopra c'è un equino. Sopra c'è. Cioè, se uno sta là e dice, qui c'è un equino. Poi scende giù. No, risponde un altro che sta... Dice, equino. 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 Bellissimo. Andiamo avanti. No, stavo riflettendo sull'equinozio. No, è un'altra cosa, l'equinozio. Stavo a riflettere anche io. Vabbè, ma non possiamo iniziare così. Già così. Cioè, la prima puntata, perché qui praticamente io propongo di fare due puntate e basta. Ma voi giovedì pomeriggio che ci vedete, cioè, ma su Rai 1 non c'è, come si chiama, verdetto finale a questo verdetto punto. Finale, sì. Non so, cioè, vedete no. Cosa fa? Sì, c'è verdetto finale, c'è cioè, detto vedete. Fatto su Rai 2, c'è Uomini e Donne su Canale 5, c'è il TG su TGcom 24, c'è il TG su Sky TG 24, c'è il TG su Rai Sport, su Rai News 24, c'è il TG su... Vabbè, abbiamo capito, ci sono i TG anche. Ci sono i TG. A proposito di TG... Vi ricordiamo l'appuntamento a partire da domani della nuova trasmissione Parliamone con i ragazzi dell'Istituto De Rogatis Fioritto, i ragazzi, gli studenti praticamente, che di volta in volta praticamente parleranno di varie tematiche nazionali e locali, si confronteranno qui in studio e diranno la loro. È una trasmissione molto interessante, sì, curata, gestita. Affronteranno temi di attualità. Sì. Fanno tutto loro, loro se la sono gestita, il cosiddetto loro ciucante nel loro ciusone, sì, praticamente. Uno spazio ci lo spazio è loro, sì, siamo esatto. Contenti. E... A partire da domani alle 15.30. Sintonizzatevi, però andiamo avanti lo stesso. Sì. Ecco qui, allora, vediamo un po' di commenti memorabili. Leggiamo bene, c'è un cartello che dice ripariamo qualsiasi cosa, poi tra parentesi bussare forte alla porta perché il campanello non funziona. Vabbè, ma riparano loro le cose lì. Riparati il campanello. Vabbè, riparano qualsiasi cosa, cioè c'è il campanello rotto tuo, riparalo. San Nicandro si dice o scarpare sta scarsa. Sta scarsa. Allora risponde Tommaso A. Fichele. Dice, so, ma il cognome è vero? A. Fichele. Sì. Ah, fa parte del nome o del cognome secondo non te? Non lo so. Tommaso che va a Fichele. Raffaele, secondo te A. puntato fa parte del nome o del cognome? Del nome, giusto. Ha detto del nome, sì, sarà Tommaso... Antonio Fichele. Antonio, Tommaso Angelo Fichele. Comunque, dice... È chiaramente un campanello d'allarme questo. Cioè il bussare forte praticamente. Sì. Ho capito, ha ricevuto 323 like, Tommaso, 323 che anche se lo legge al contrario, è sempre 323. No, vabbè, quindi questa è cattiva pubblicità, cioè tu ripariamo qualsiasi cosa, bussare forte. Anche le cucine a gas. A gas. Anche le cucine a gas. È immediato. Anche le cucine a gas. Va bene, speriamo che riparino. Nel frattempo vado su Facebook. Campanello. Io nel frattempo vado su Facebook. Sì, Raff, andiamo avanti nel frattempo. Lecco, la città, le ingestano l'indice che non c'era, la bambina si trova con 6 dita. Diciamo che nella foto si vede che effettivamente ci sono 6 dita, non sappiamo qual doveva essere ingessato. Allora, il miglior commento pescato appunto da commenti memorabili di Diego ho finito, Triscari su Facebook ho finito. Sì, perfetto. No, dicevo di Diego Triscari, sì, che ha questo detto, dice: dottore, prendo il manuale delle ingessature? Sì. Sì, ma saltiamo l'indice. E allora lui ha capito che è saltando l'indice. Il dottore si riferiva a saltiamo l'indice sul libro. Invece. Ho capito, ma lì tutto hanno ingessato, cioè tutto hanno saltato, tranne l'indice.
Cioè, io vedo che l'indice, cioè lì dice, le ingessano l'indice. No, che non ha... ingessano l'indice, l'indice è... Ah, non c'è. Vedi che ha... Ah, l'indice a sinistra. Sopra si vede. Ah, quello è l'indice. Dito, ah, sì, infatti quello accanto. Ah, quindi hanno saltato l'indice. Quindi ha un dito in più, si trova consentito. Allora, quando il, l'infermiere ha chiesto, dottore, prendi in mano le ingessature. Sì, ma saltiamo l'indice, ha risposto. Il medico diceva, noi saltiamo l'indice sul libro. Infermiere, ho capito, ma mo che se ne fa quella bambina là con un... Cioè, che fa ora con... Cioè, che deve fare adesso con quel pezzo di mano in più, di dito? Adesso di ha, dito. Adesso ha sei dita, non so. Ho capito, ma che fa con quello? Ginocchio scommessa, boh, non so. 821 mi piace per Diego Triscari o Triscari. Dipende, sì. Comunque la bambina può contare fino a 11 adesso. Tu conti fino a 10, poi la bambina può contare fino a 11. Questo diciamo è la è cosa un vantaggio, positiva. La un cosa vantaggio, positiva. Un vantaggio in più. Andiamo avanti, c'è qualche altra foto. Ah, questa è forte pure, perché questa qui, io ricordo una volta di averla vista anche qui a San Nicandro, una scritta del genere, lo sai? Solo Gesù salva. Sì, no, c'era scritto Gesù salva. Ah, Gesù salva. Qui hanno aggiunto anche solo, ma qui c'era Gesù salva. Allora, dietro una panda, c'è scritto solo Gesù salva. Lorenzo Pacchia, che è tutto un programma, il cognome, dice in effetti è l'unico sistema di sicurezza della panda. Sì, la panda è... Cioè, praticamente solo Gesù ti può salvare, perché questa c'ho la puttana, in pratica, capito? Allora, no, la panda, insomma, certo non era una macchina elettronica come quelle di adesso, tutti i sistemi di sicurezza, aveva solo... Si dice che, ed è per questo che si diceva che il panda è in via d'estinzione, c'era riferito alla panda. Perché usi la panda? Perché panda via in giro. Perché usi panda la panda? In giro. Panda in giro. Panda in giro. Bravo, certo, bravo. Comunque, non è che solo Gesù salva, anche Word. Salva con nome, però. La potevamo risparmiare questa. Andiamo avanti. Ah, ecco qua. Oh, ecco qua. Questa è forte. Questa la devo leggere qui sul tablet. Perché questa dice, in sostanza, che... questa è forte. Quindi questa veramente è forte. Questa adesso la leggiamo insieme. Perché è veramente forte. Perché vedi, dice... Ho appena salvato... È forte questa, eh. Questa è forte, e dirla. Cioè, cosa? È una caramella, no, forte. Vabbè, ho capito, ma intanto stanno leggendo, non è che c'è bisogno che glielo dobbiamo leggere noi. Ah, no, vabbè, però magari chi non legge bene. No, questo è meglio specificarlo, perché loro già leggono a video l'immagine. È forte comunque. Allora, è forte. Ho appena salvato, è forte questa, cioè. E niente, avanti così. Ho appena salvato questo piccolo riccio che era immobile sul ciglio della strada e fin qua è tutto normale. Sì. Oddio, io non so che fare adesso, è spaventatissimo. E fin qua ci siamo. Ci siamo. Ma se me lo tengo in casa, le fa, cioè partorisce, perché evitiamo, lo stesso le castagne? Aiutatemi, io non ho mai avuto ricci. Tutte le sere c'è a Striscia la Notizia Ricci. Antonio Ricci. Se proprio uno... Possiamo contattare lui. Per le veline o per i ricci. Per entrambi. Chiediamo allora per le linee, Ricci che ci praticamente questo Mister X, perché qui hanno nascosto il nome e l'immagine, e giustamente dice ora ho preso un riccio e l'ho portato in casa, ma le castagne, perché i ricci fanno le castagne, no? Eh sì, perché le castagne i ricci fanno le castagne, forse avrà confuso. Ha confuso, allora tu dici che ha confuso, perché poi qui chiede... Ah, cioè, allora, ma... cioè, i ricci partoriscono castagne o... Cioè, non è che invece i ricci... i cagano i castagni? No, è partorire. Partorire, perché le ciò... fa... Che, cioè, qua dice le fa, cioè senso, capito, partorisce. Le fa, cioè partorisce lo stesso le castagne, o solo se è in natura, diciamo, se sta in mezzo agli alberi, fa no, le castagne. No, adesso fate scollegato. Allora, giustamente. Allora... Risponde Danilo Roberto, o Roberto Danilo, perché praticamente... Non sappiamo così, di preciso. Che è un fotografo, vedo qua, c'ha un obiettivo. Ma la stessa posa che ha fatto Raffaele Sassano, sì, sulla sua foto. Secondo me è Raffaele qui che ha risposto, sotto mentite spoglie, e dice, se lo metti nel forno per 10 minuti, il riccio, ti tira fuori direttamente le calda arroste. Ah, e non lo sapevamo. Eh sì, perché scusa, fa le castagne, ma dove sta la... Prendi le castagne, le metti nel forno, ma perché? Metti direttamente il riccio. Perché ce l'hai in casa il riccio, perché se non ce l'avessi in casa vai a comprare direttamente le castagne e le metti nel forno per farle bruciare. È giusto così. Ma se
ovviamente tu c'hai direttamente il Ricci, quindi cari amici, quando trovate i Ricci per strada, prendeteli e mangiate tutti le castagne del Riccio. Quello che salva. E no, perché è giustamente così. Non ci assumiamo responsabilità se nel Riccio che trovate non ci sono castagne. Non capito. Perché poi diranno, no, ma... L'hanno detto loro. Tabù, hanno detto che... È giusto. Noi non abbiamo responsabilità. Esatto, esatto. Sì, sì, è vero, è vero. Se no poi denunciate Raffaele Sassano. Esatto. Andiamo avanti. O andiamo indietro, dove ci sono i video adesso. Non so. No, c'è ecco un'altra qua. Foto. Ecco qua. C'è un'altra foto che dice... Si schianda, ecco perché voi... Ecco, sì, sì. Bravo Raffaele, perché prima c'era l'immagine nostra che copriva. Vabbè, si schianda con l'ape a 78 anni. Il guidatore è positivo alla cocaina. È certo, perché voglio, a parte il fatto che uno a 78 anni non è che deve guidare... Però ecco, la cosa strana è che uno quando ha una certa età è diligente quando fa le cose, no? Quindi si sono, dice, ma facciamogli i test, perché questo per schiantarsi a 78 anni, evidentemente è fatto, e è risultato positivo alla cocaina, guidando l'ape. Quindi questo è più fatto di drogati, no? Esatto. Ma lui è un drogato, non so. No, sicuramente, probabile pure che al, cioè, comunque, Bio Francesco, ha detto l'ape Elkan. Ma l'ape Elkan perché, cioè il fatto che perché si chiama Lapo e quindi... L'ape, quindi anziché dire Lapo Elkan ha detto, cioè no, dico non capisco... L'ape è il tre ruote. Sì, non capisco perché ha abbinato l'ape Elkan a questa notizia. E perché la cocaina? Lapo Elkan? Ha utilizzato sostanze... Per abbinarlo ha fatto... Ho capito, quindi sarà un... L'ape Elkan. Ah, quindi è un gioco di parole. Sì. L'ape il mezzo, Elkan... Ma non è l'ape tutto attaccato. No, quello è l'apo. L'apo. Questo è un mix. Di Bio Francesco, che è stato lui a Bia. Sei un grande, Bio Francesco. Contattaci su Telegram, Vince e Vince, perché se ci contatti su Telegram entro 48 ore da quando ascolti questo messaggio... Da quando vedi la trasmissione, noi... Ma vedi adesso. Ah no, magari gli invio il link dopo. Esatto. Da quando vedi la trasmissione, hai 48 ore di tempo per contattarci. Se ci contatti, a noi fa piacere. Bene, andiamo avanti. Potrai vincere l'opportunità di pagarci un caffè. Bellissimo. Andiamo avanti. I video. Ci sono i video. Adesso Raffaele ci fa... Ecco qua. Vabbè, ho capito. Che succede? Cioè, ho da fare, levatevi. Ha sfasciato un... Il lavaggio e poi parcheggio. Dritto, vedi? Ho capito, ha distrutto tutto proprio. Cioè ha distrutto un parcheggio, ha distrutto quest'altro pezzo qua a terra, ha distrutto la macchina, ha distrutto... C'è Lillo la guida dell'auto, è vero, Lillo! Entro 48 ore dalla visione di questo filmato, perché noi siamo la televisione, se ci contatti, anche tu potrai vincere l'opportunità di venire, pagarci, di offrirci il caffè. Esattamente. La prossima aspettiamo volta. Aspettiamo te, questa fantastica opportunità. Vedi, giustamente il parcheggio però è fatto molto bene, proprio in linea con le linee. In linea con le linee. Ok, andiamo avanti, Raffaele, andiamo avanti perché non vedo l'ora che finisce questa puntata. Perché sei, io non ce la faccio. Sei, oh, questo ecco è Angelo Mangiante di Sky, in collegato dal Brasile. Eccolo! Ha strappato mentre cioè praticamente dietro c'era uno che scippava, cioè quello correva dietro. Sì, c'era mentre lui era in collegamento in diretta. No, ma noi dobbiamo leggere i commenti. Dopo leggeremo i commenti. Mentre in diretta c'è stato un inseguimento da parte della polizia. Che inseguiva uno scippatore. Ho capito. Rivediamo questo filmato, Raffaele, perché i commenti allora, qui c'è uno che dice, qui vedi lo scippatore che corre. Uno dice, dopo quello scatto lo scippato entra a far parte del 23 al... Non ho fatto niente. Lo scippo, credo. Sì, c'è uno scippo. Allora, dopo quello scatto, sì. Lo scippato entra a far parte dei 23 al posto di Motta. Perché Tiago Motta, insomma, sappiamo che è abbastanza lento. Sappiamo veloce. Ah no, pensavo che era veloce.
Poi c'è un altro commento invece di Federico Mazzolani che ha scritto: premendo il tasto verde dell'interattività potete votare chi secondo voi è stato il migliore durante l'uscita. Esatto, esatto. Perché esatto. Sky dà la possibilità di spesso di votare il migliore in campo. Mi vedo a scatti, mi vedo a scatti. Sì, ho visto un attimo io che parlavo sta breakdance. Mi vedo a scatti. Quindi potevano votare in quel momento il migliore in campo nello sci. Premendo il tasto verde del telecomando. E poi c'è il terzo ed ultimo commento che diceva: sembrano i protagonisti di Quasi Amici, solo che molto probabilmente sarà quello di colore a finire sulla sedia a rotelle. Giusta osservazione. Vabbè, non incitare alla violenza, dai, per cortesia. Andiamo avanti. Parla di ricci messi nel microonde. Oh, questo è forte, guardate questo, guardate, guardate. Sì. Hanno costruito questo, questo mezzo particolare, vedi? Un trattore. Mettono in moto. Cioè praticamente... Cioè, senti il rumore del carro? Sì. Guarda di dietro la scenografia. È certo, è certo. Perché qua dietro sono gli amici che passano questi cespugli che fanno la scenografia. Questo che questa, io gli darei un premio. Io gli darei un premio. Questo a fine mese ci sono gli Oscar, potrebbe vincere con il miglior. Cioè, come cruscotto davanti ha messo un bidone. Un bidone. Ah, è fortissimo, è proprio forte, è fortissimo. Guardate, è una cosa proprio. Vedi? Questo vinceranno l'Oscar. Ma guardate che è fortissimo. Vinceranno l'Oscar come miglior effetto speciale. Vi terremo infornati. Bellissimo. O infornati insieme a Riccio. Infornati insieme a Riccio. Andiamo avanti. Quarto filmato. Ecco, qui adesso c'è il... cosa c'è qui? Sì, qui c'è la... Ah, legge i risultati. Legge i risultati. Bari Modena 11. Solamente che anziché leggere Livorno Crotone 1-0, Bari Modena 1-1, cioè... Livorno Crotone 10, Bari Modena 11. La cifra di sinistra è della squadra che gioca in casa, la cifra di destra è della... Quindi si dice che il Foggia è al primo posto della classifica di Lega Pro Girone 5, questo bisogna dire, che il Foggia è al primo posto. Del girone C di Lega Pro bisogna dirlo che il Foggia in questo momento è al primo posto del girone C di Lega Pro, per cui ieri Matera ha perso, l'altro ieri ancora e quindi il Foggia è al primo posto della l'altro ieri. Perché oggi l'altro giovedì? Oggi è giovedì. Già, martedì, giusto, martedì l'altro ieri. Catania. Il Matera ha perso, quindi il Foggia al primo posto del girone C di Lega Pro. Sì. Quindi. Domenica, partita importante per Taranto. Domenica, Foggia, Taranto. Seguite con noi gli sviluppi lunedì al TG Sportivo. Domenica prossima in casa Pino Zaccheria, Foggia Matera. Ci giochiamo. Questo non è TG Sportivo, questo è Vince e Vinzo. Lo secondo mi frega le spocce. Vabbè, giusto per... Scusa, vabbè. Prima abbiamo parlato di Parliamone e adesso parliamo anche di sport. Poi ci possiamo anche mettere in mezzo una notizia qua, eh. Non è che ci sono problemi, eh. Ecco, un'amministrazione comunale che a distanza di un anno non è capace di far riaprire la propria biblioteca. Tra tutte le news, noi qui noi abbiamo praticamente, noi questo programma è un contenitore, cioè questo programma parla di tutto, parliamo di tutto, parliamo anche di questo è un laccio che è collegato, no, un laccio cacciamagno, un laccio, questo è un laccio che è collegato alla penna USB che abbiamo comprato all'Expo di Milano, per ricordo. Questo, c'è il laccio, questo laccio qua, il laccio, perché tu puoi prendere la penna e la appendi qui al laccio. Una volta ero rispettato, ma domani sono che le persone mi sputeranno in giro. Ti sputeranno in giro, ma in faccia. Ma Raffaele, no, penso, ma è finita questa puntata o no? Cosa manca ancora? Come no? Come no? Un video. La nostra regia che ci dice
Abbiamo l'ultimo video, meno male, perché qua... ma guardiamo quest'ultimo video. No, ah, questo è memorabile, perché qui Berlusconi era andato... Sì, a trovare... Da Santoro, si doveva Ballarò, sedere... Non sbaglio, no, non dove... no, non era Ballarò, era una di... non lo so nemmeno io. Comunque, niente, si doveva sedere al posto di... No, è un grande, proprio che si doveva... Cioè le scenette, capito? Le scenette, le scenette. Qui stavano litigando. Gli ha fatto anche la fine, gli doveva dare la mano. No! Ecco, poi prende il posto del giornalista seduto. E visto che non ha parte opposta, si è seduto un cavaliere Silvio Berlusconi. Ecco, vedi, appena ecco, lascia il posto, via. Prima puliamo, ecco. Così, poi così non basta, allora ecco, via di fazzoletto e si pulisce la sedia. Poi sono i microbi dei nemici. È un grande. E d'età è un grande, in effetti. Sì. È un grande d'età. Ha carisma, mo al di là delle scelte politiche che chi può condividere o no, però ha un carisma unico. Silvio, noi abbiamo bisogno delle veline. Pensaci tu, mi raccomando, tu puoi. Tu che puoi. Fallo. Noi non possiamo. Controllo microfono. E allora, siamo arrivati alla fine... di questo, ma credo proprio alla fine. Siamo arrivati proprio alla fine. Frutta, ecco. Dopo le castagne. Sì. Quindi per cui noi vi salutiamo. Io non so se ci saremo. Se andrà avanti giovedì prossimo sta cosa, esatto. Qua, perché oggi proprio è stato. No, perché dovremmo andare in onda fino a maggio. Sempre se non ci tagliano prima, perché dipende. Probabilmente, visto quello che è successo importante, oggi, sì. Ci tagliano. Esatto. E non solo la trasmissione. Va bene, dai, ok. Anche il budget, cosa hai capito? Ci tagliano il budget, ecco, appunto. Che già è. Ma prima di tagliare il budget a noi, devono tagliare il budget a Raffaele. Raffaele, perché è Raffaele che deve. No, perché voglio. Ho capito. È lui che deve. Lui, perché qui chi provoca problemi è Raffaele e lui lo sa. Va bene. Allora, abbiamo terminato. Salutiamo, altrimenti sta puntata non finisce più. Finisce più. Grazie per essere stati con noi. Scriveteci su Telegram e su Facebook, inviateci il vostro materiale, perché noi ve lo mandiamo in onda, sicuri al 100%, assicurato, garantito. Grazie alla regia di Raffaele Sassano. Grazie a Vince. A Vince! E ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui su San Nicandro alle ore 15:30. Punto TV. Ah,